Fratelli rossoneri, amici di YouTube, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti amici. E buona quarantena a tutti. Fra l'altro, che giorno siamo oggi? Martedì? Mercoledì? Mica, sono talmente neiesi questi giorni, anche se vedete dietro le mie spalle è uscito il sole. Che ragazzi, dobbiamo resistere ancora per un mese, sarà un mese lunghissimo. E dobbiamo andare avanti e mi raccomando, non fare le cagate di uscire a Pasqua, perché sennò quei mesi diventano due. Non facciamo cazzate, lo ripeterò ogni cesso di video, lo ripeterò, di non uscire per niente, per favore. Stanno migliorando le cose, facciamole migliorare ancora più velocemente, ok? Perché se stai adesso, stiamo iniziando a migliorare, che i contagiati iniziano a diminuire, vuol dire che comunque sia, fra chi è morto o chi comunque si è appena infettato, però è sempre di meno adesso, se facciamo guarire con gli infetti, man mano, di settimana in settimana, andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù, fin quando arriviamo allo zero contagiati, e possiamo ritornare a fare la nostra vita normale, ok? E punto, senza dover stare ancora in casa e tutto quanto. Questa cosa qua continuerò a ripeterla sempre di più. Stasera sono in live, ore 21, sono in live come sempre. E andiamo avanti. Argomento di oggi pomeriggio, allora. Praticamente Abramovic, che ha fatto, penso, ha speso più malamente, diciamo, i suoi soldi nel 2018, era, se non erro, sì, nel 2018, per questo Kepa dall'Atletico Bilbao, alla folle cifra di 80 milioni, il portiere più pagato della storia, adesso sinceramente se ne vuole liberare. Sta giocando il secondo portiere, Caballero, che ha 40 anni quasi, 35 anni, non so quanti, comunque di certo non è un primo pelo, che era il terzo portiere del Chelsea, addirittura sta facendo il primo, e lui in panchina praticamente, che è stato pagato quella folle cifra con un ingaggio anche non so di quant'è. Di Gigio vi ho già detto il mio pensiero. Gigio, sinceramente, visto che ci liberiamo anche del fratello, che va fuori dai coglioni anche lui, quindi ci liberiamo anche di 7-8 milioni di euro di ingaggio, sono d'accordissimo sul cederlo per fare anche un'ottima plusvalenza. E sinceramente io lo darei via subito. Abramovic ha fatto questa offerta, dicono che ha fatto questa offerta, alcuni dicono 70 milioni secchi per Gigio, addirittura altri dicono 50 milioni o 60 milioni più Kepa per levarselo, perché anche avrà comunque l'ingaggio alto, per levarselo. Cioè, una follia. Quindi comunque ci troveremo con un portiere che magari Bolino non si è ambientato, magari uno che è stato pagato 80 milioni non penso che sia proprio diventato così scarso da un momento all'altro. A me non piace, sono sincero, a me non piace, l'ho visto qualche volta, a me non piace anche quell'atteggiamento che aveva avuto col Chelsea quando Sarri gli aveva detto di uscire, che lui no, non esco, poi non ha parato neanche mezzo rigore. A me non piace come persona, perché dalle piccole cose che si vede anche un calciatore com'è e un uomo com'è. Però ragazzi, noi con Gigio, ve lo continuo a ripetere, dobbiamo fare soldi, tanto lui non rinnoverà. Se poi la società dice no, che dovesse arrivare Arnaut, ma che non arriverà Arnaut, perché si sa che non arriverà Arnaut, ormai ne siamo certi che rimarrà questa società qua, arriverà Ranić, rimarrà Pioli probabilmente, quindi mettiamoci in testa che non ci saranno grossi cambiamenti, anche perché adesso come adesso Pioli non ha fatto male, ha un sistema di gioco che almeno creiamo azioni da gol, siamo sempre pericolosi, abbiamo fatto anche molto bene a Firenze per 70 minuti, le ultime partite dove veramente abbiamo giocato un buon calcio. I giocatori comunque sono tutti dalla parte di Pioli, secondo me sarebbe anche giusto dargli una possibilità ancora a Pioli. E andare a ricambiare, ragazzi, se non arriva veramente qualcuno di livello, andare a prendere qualcun altro così dal nulla. Che cazzo, vigile. Dal nulla praticamente, mi sembra assurdo, sinceramente, mi sembra veramente assurdo. E quindi boh, con Gigio, anche perché finalmente questa storia qua, questo tira e molla con Raiola, almeno ce lo diamo dai coglioni, anche Bonaventura se ne va dove deve andare, Ibra se non dovesse rinnovare, pace amen, si parla di un altro giocatore che comunque sia, mica ci sono fermati i vigili, mi sa che avevo visto qualcuno dentro, poi visto che ero io, sono andato, non mi ha visto me in pantaloncini corti e sono andati via. Gigio praticamente
facciamo una bella plusvalenza. Abbiamo bisogno di un davanti comunque sia consistente. Il video che ho fatto stamattina, io l'ho fatto perché è una mia idea, è un mio sogno che avrei, perché comunque sia Götze e Mandzukic, molti, alcuni no, ma la maggior parte sono d'accordo, alcuni non sono d'accordo comunque con Götze e Mandzukic, mi dicono basta prendere le scarpe degli altri. Sì, ma sti cazzi, vai a prendere uno scarto della Juventus e uno del Borussia Dortmund, non è che vai a prendere uno scarto della Fiorentina o della Sampdoria, con tutto il rispetto per la Sampdoria e la Fiorentina. Andiamo a prendere un del Napoli, andiamo a prendere uno scarto, cioè di una squadra un attimino con le contropalle, capito? Quindi per me non sarebbe poi così male comunque questa coppia qua d'attacco, non sarebbe assolutamente così male. E quindi portiere via, plusvalenza subito, plusvalenza immediatamente. Davanti Milik. Sarebbe veramente un sogno, anche se per i sogni, sognare non costa nulla, ma sarebbe molto difficile comunque che la cosa si concretizzi, però mai dire mai nella vita. E poi ci servono sempre le cose che ci servono, terzino destro, centrocampista centrale, difensore centrale, una punta se dovesse andare via Ibra, e se andiamo avanti ancora con Çalhanoğlu, io Çalhanoğlu sinceramente, nonostante che corre tutto quanto è, ma lo terrei giusto per fare l'uomo nella rosa, ma non il titolare. Cioè se vogliamo andare su Çalhanoğlu, comunque sì, molti dicono corre, fa il suo, ok, adesso con sto modulo sta giocando meglio Çalhanoğlu, per l'amor di Dio. Il problema di Çalhanoğlu è che fa ancora troppi pochi gol, secondo me fa ancora troppi pochi gol. Vogliamo dargli un altro anno fiducia? È già il terzo anno, sarebbe il quarto anno, diamogli fiducia se proprio non abbiamo soldi per andare sul mercato. Dovesse arrivare Ranić, sono sicuro che comunque sia qualcuno, un paio di elementi della Germania li porto, che non dico grandi nomi, ma grosse promesse sicuramente li porterà. Un'altra cosa, Musacchio c'ha il mal di pancia, a me sinceramente di Musacchio non me ne frega un cazzo, cioè sono proprio sincero, dicono che Musacchio non vuole rimanere, bla bla bla, facciamo anche qualcosina di incasso con Musacchio che non mi sembra che sia a fine contratto. E oltre che prendere un centrale, che io prenderò un centrale di esperienza da metterci di fianco ad Alessio, io prenderei, darei sicuramente anche molto più spazio a Mattia Gabbia nella prossima stagione. A me Gabbia piace, cosa devo dirvi? A me Gabbia piace, con la Fiorentina per me era stato il migliore in campo, avevo dato 8,5. Col Genova e con la partita lì non la calcolo neanche, sono sincero. Io con la partita e con il Genova io non la calcolo neanche. Quindi per cui, niente. Vediamo un attimino un po' di che morte dobbiamo morire con il nostro Milan. Più che altro, fin quando ragazzi non si conosce una situazione societaria, cioè è veramente, veramente difficile anche fare un programma, fare una cosa, è veramente difficile. Cioè come fai a fare se non sai ancora esattamente chi viene, non è ancora finito il campionato, fra l'altro, se riusciremo a finirlo, che magari questo campionato neanche si finirà, magari manco verrà segnato. Io spero che a maggio riapra tutto e siamo a posto. Sicuramente se riaprirà il campionato verrà fatto a porte chiuse, questo è poco ma è sicuro che verrà fatto a porte chiuse, quindi mettetevi in testa che chi ha l'abbonamento allo stadio difficilmente, secondo me, fino a settembre ci potrà andare, perché la normalità più totale, a mio modo di vedere, verrà recuperata nel mese di settembre, nella maniera più assoluta. Oggi poi ho visto un altro articolo che minchia di Teo Hernandez, non sapevo neanche che c'aveva l'altro Hernandez, suo fratello che gioca lì nel Bayern Monaco. Ha detto: mi piacerebbe tanto giocare con mio fratello. Spero che se qua siano le solite cagate giornalistiche, che spero che lui intendeva dire: spero che venga al Milan, non io che devo andare al Bayern Monaco, anche perché Teo Hernandez è l'idolo di Milano, compreso il mio. Io di certo non penso che Teo Hernandez, che l'abbiamo rilanciato tutto quanto è, sta facendo sfracelli con San Siro che la clama, ci aveva la voglia di andare via. Però di Hernandez comunque il problema di questa società qua è che se ti arriva una squadra adesso, ormai siamo una succursale, se ti arriva una squadra che ti dice ti do 50 milioni, questi qua sono capaci, che dicono cazzo plusvalenza di 30 milioni, via subito, boom, via. Questi qua sono capaci di farlo, io mi auguro di no, perché anche comunque se arriva Ranić che vuole puntare sui giovani, penso che sicuramente sarà un suo punto fermo di Hernandez. Perché lui comunque gioca con giocatori sotto i 25 anni che devono correre, fare. Abbiamo visto in una live che ho fatto come gioca Ranić, cioè pressing asfissiante proprio, corrono come dei matti, con la difesa molto alta, concedono anche, per l'amor di Dio, tanto agli avversari, perché giocando con la difesa alta concedi tanto. Però, vi ricordo che non è che allena Ranić, allena Nameles, come cazzo si chiama.
Però vi dico che a me l'idea di Ragnic a me non mi dispiace. Sono sincero, a me l'idea di Ragnic non mi dispiace. Mi dispiace per come è stato andato via Svone. Però non mi dispiace proprio per niente. Comunque, volete che vi dico la mia squadra che vorrei? Donnarumma non ci sarà più. Begovic non mi sembra neanche così male. E Plizzari comunque sia da rilanciare. Non mi sarebbe male. Di portiere c'è l'imbarazzo della scelta, quindi vedremo. Mounier, io prenderei quello che ha fine contratto col Tottenham, terzino destro. Teo Hernandez, Romagnoli, io mi auguro in cuor mio che torni Thiago Silva. Bakayoko, Benasser, Rebic, Castillejo e i due davanti che saranno due nuovi, se non rimane Ibra, io spero anche che Çalhanoğlu comunque sia o venga ceduto o comunque prendiamo una seconda punta forte, una prima punta forte. Io non ho ancora con Çalhanoğlu che fa 3 gol a campionato, sinceramente ragazzi non ce la faccio stare, per quanto mi possa star simpatico. Se questo video vi è piaciuto mettete un like di sostegno per il canale, come dicono gli altri. Continuiamo a iscriverci al canale YouTube, clic, campanella di aggiornamenti, prego, clic, e vi chiedo per favore, se fate una critica sotto il video, di avere un linguaggio consono, soprattutto in questo momento che siamo anche tutti nervosi, siamo tutti annoiati, per favore. I leoni da tastiera non mi sono mai piaciuti, ok? Se volete dirmi qualcosa, ma mi affanculo qua, c'è il mio indirizzo, quando riapriamo me la venite a dire in faccia senza fare i leoni dietro una tastiera. Ciao ciao!